Torniamo oggi su un argomento più volte trattato dal Movimento 5 Stelle in quest'Aula, riguarda proprio i permessi, come diceva la Presidente, di ricerca di idrocarburi, definiti fantozze e bugie, che riguardano i comuni della Bassa Modenese e della Bassa Reggiana. E lo facciamo alla luce, naturalmente, del... Scusate, potete abbassare un po' il brusio? Grazie. Grazie, Presidente. Lo facciamo alla luce della presa di posizione politica che ha avuto questa giunta nella persona dell'assessore Costi, e lo facciamo però soprattutto alla luce di un'interrogazione che è stata trattata esattamente una settimana fa in Parlamento dagli esponenti del Movimento 5 Stelle, che ha ricevuto una risposta direi più che soddisfacente dal MISE, in cui si dice sostanzialmente che, viste le preoccupazioni che sono provenute da più parti, quindi dai cittadini ma anche dalle istituzioni, quindi i comuni ma anche dalla regione stessa poi a seguire, rispetto alla fragilità del territorio interessato da questi permessi di ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico ha manifestato la propria disponibilità a dare seguito alle richieste di fermare la procedura in essere. Però precisando che per fare questo è necessario un documento indispensabile e fondamentale, che è la revoca dell'iter deliberato con due DGR, la 1482 e la 1481, nel settembre del 2016. È fondamentale revocare queste due delibere. Allora io, se l'unità di intenti è la stessa dell'assessore e nostra, e io voglio dare credito alle parole spese anche pubblicamente dall'assessore, deliberate anche nella delibera recente, l'ultima del 3 di settembre, che è però più che altro un manifesto politico di intenti, di contrarietà, che peraltro noi condividiamo, però non è sufficiente per fermare definitivamente l'iter in essere, è necessaria una delibera di giunta di revoca delle due intese che oggi sono ancora valide. Quindi io oggi mi aspetterei, non dico che l'assessore sia già qui con la delibera in mano, visto che ieri, immagino, come tutti i lunedì, ci sia stata una riunione di giunta, però quantomeno che ci dia le tempistiche entro cui deliberare la revoca di queste due intese. Grazie. Grazie consigliera Piccinini, prego assessore Costi alla parola. Grazie Presidente, grazie consigliera. Devo dire che in questa vicenda rimane sempre una parte, voglio dire, insomma, abbastanza complicata per me, che sono sempre attenta molto alle procedure e anche agli aspetti giuridici. Si parla chiaramente di una lettera che sarebbe stata inviata da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla Regione, che conterrebbe quanto da lei riportato anche in questa aula. Io abbiamo fatto la verifica su tutti i protocolli, ovunque questa lettera non esiste, quindi è abbastanza complicato oggi rispondere alle sue questioni che riguardano una lettera che comunque questa regione non ha ricevuto rispetto ad un tema così credo delicato ed importante. Io cerco di rispondere lo stesso sulla base delle notizie che ho letto sulle stampe e chiaramente anche quelle che lei riporta nella sua interrogazione, e ribadisco la perfetta correttezza del nostro agire. Noi abbiamo ribadito la nostra contrarietà e poi dirò velocemente anche il percorso che abbiamo fatto con un atto di giunta, che è quella del 3 settembre, dove abbiamo fornito la possibilità di concludere negativamente la vicenda dei due permessi di ricerca senza incorrere in alcun ricorso. Che ora completa al MISE lo dimostra il fatto che l'adozione degli atti importanti, quale l'autorizzazione dell'ultimo pezzo proprio che mancherebbe rispetto a questa fase del rilievo sismico in 3D, che viene realizzata attraverso l'UNGIG, ad oggi, e quindi completa al Ministero, non è stato rilasciato. Quindi la nostra delibera all'effetto ha già iniziato, come si dice, ad attivarla in modo molto concreto. Tutta la materia è regolata da norme nazionali ed europee, è una materia concorrente ma con una forte prevalenza dello Stato. Lo ricordo perché le normative oltretutto hanno avuto un'evoluzione di rafforzamento della competenza statale, tant'è che lo Stato può comunque procedere con motivazioni anche in disaccordo con la Regione. Quindi questo tema di rimbalzare a noi
onestamente è un metodo che non ci appartiene, perché quello che noi facciamo è sempre, come si dice, un procedimento corretto e adeguato rispetto all'obiettivo che noi ci poniamo, ed è quello di fermare, voglio dire, questi due atti. Ricordo anche che nel 2017, proprio a fronte della contrarietà dei sindaci e dell'amministrazione, noi abbiamo provveduto, quindi a un iter partito tempo fa, ad inviare una lettera al MISE con una richiesta di sospensione del permesso di ricerca e attivazione del confronto, un confronto che ha confermato la contrarietà, e quindi abbiamo provveduto con un'ulteriore lettera che hanno, alla fine del 2017, ad informare il Ministero di prendere atto della contrarietà dei territori e di conseguenza della Regione. Non avendo mai ottenuto una risposta, abbiamo comunque cercato di provvedere a determinare un atto, perché le amministrazioni lavorano con atti, che è l'atto deliberativo proprio citato, che fornisce al Ministero gli elementi per sospendere o revocare. Talmente è vero che, sulla base di quanto noi abbiamo evidenziato come Regione, considerato il tempo intercorso dal momento della valutazione, è proprio auspicabile che il MISE avvii con urgenza una nuova valutazione del progetto nell'ambito delle commissioni per gli idrocarburi e le risorse minerarie, che è il CIRM, come è già avvenuto in altri casi. Quindi noi abbiamo fatto tutto quanto è di dovere, siamo contrari, ed è talmente evidente che è tutto, voglio dire, bloccato e fermo, per cui noi invitiamo il Ministero a procedere nelle more della propria competenza e delle possibilità giuridiche che il caso pone, uscendo da delle schermaglie, e come sempre noi siamo disponibili alla collaborazione e alle valutazioni congiunte nel caso questi si ritenessero utili al fine di risolvere la situazione. Grazie, Assessore Costa. La parola alla consigliera Piccinini, che ha 3 minuti. Grazie Presidente, io devo dire che sono abbastanza basita da questa risposta. Che le intese siano un documento fondamentale non ce lo inventiamo noi, ovviamente. Nel 2017 l'onorevole Giuditta Pini, che non è sicuramente esponente del Movimento 5 Stelle, presentava un'interrogazione in Parlamento a cui ha risposto il Vice Ministro Bellanova del Partito Democratico. In questa risposta si diceva: rappresento ancora che l'esito della valutazione ambientale e il rilascio d'intesa da parte della Regione competente hanno valore vincolante, il che significa che bisogna revocarle queste intese, perché l'assessore saprà meglio di me che la legge 239 del 2004, l'articolo 1, comma 7, lettera M, dice che sì, questa materia è competenza statale, ma, cito, le determinazioni inerenti alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi adottate per la terraferma non sono però d'intesa appunto con le regioni interessate, intesa che va revocata formalmente, che è quello che avete fatto quando nel 2014 avete deciso di sospenderle queste permessi di ricerca, e l'avete fatto non dicendo da qui in avanti possiamo ripartire con le trivelle e buonanotte e la finiamo qua. Avete fatto una delibera di giunta in cui dite che revocate la sospensione di cui alla delibera di giunta 547 del 2014, il che significa che il procedimento è lo stesso, quindi dovete fare una delibera di giunta di revoca, altrimenti assessore, questa delibera che avete fatto il 3 settembre, dove dite che siete sicuramente, avete recepito la contrarietà dei cittadini e le preoccupazioni delle amministrazioni locali, e da qui in avanti non farete più atti, non significa che per il passato allora è già automaticamente stralciato tutto, significa che da qui in avanti non farete più atti, ma da qui indietro quello che è stato fatto è ancora valido, perché non è mai stato revocato. Quindi questa delibera, se non revocherete l'intesa, è carta straccia, assessore. Allora, io chiedo che vi assumiate fino in fondo le vostre responsabilità, perché non si può continuare a giocare sulla testa dei cittadini in vista delle elezioni, perché è questo che state facendo, è un atto di grande irresponsabilità politica. Dovete revocare le intese, che oggi chieda ai funzionari, chieda chi vuole, ma lo dice la legge, lo dice anche il vostro ex vice ministro Bellanova, sono documenti vincolanti che, se volete fermare l'iter, vanno formalmente e sostanzialmente revocati.